Ciao! Oggi inizierò una nuova serie che uscirà ogni venerdì perché ho deciso di iniziare questo diario che sarebbe il Distruggi questo diario, ovvero la versione italianizzata da me del celeberrimo ormai in America Rap This Journal. Praticamente, per chi non lo conoscesse, è un diario o libro in cui ci sono scritte tante cose che tu devi fare con questo diario e la maggior parte sono assai distruttive. Quindi inizierò con le prime 10 pagine e ogni venerdì farò vedere 10 nuove pagine e farò vedere anche come distruggo questo diario. Allora, io l'ho fatto a casa perché comunque non avevo avevo la possibilità di comprarlo, ma non avevo voglia di andare in internet, mettermi a cercare e poi magari dover pagare un sacco di spese di spedizione per farmi arrivare una cosa che dovrò distruggere. Quindi ho cercato l'elenco delle note, le ho tradotte in italiano e le ho riportate su una semplicissima agenda che ho trovato. Allora, cominciamo con la pagina iniziale. Nella pagina iniziale c'è semplicemente il proprietario, cioè il mio nome. Poi ci sono le istruzioni. Ovvero, 1. Portalo sempre con te, ovunque tu vada. 2. Segui le istruzioni su ogni pagina. 3. L'ordine non è importante. 4. Le istruzioni sono aperte alle interpretazioni. E 5. Sperimenta. Quindi sarà un po' di... Ho visto tipo su Google, cercando le varie pagine, che tipo sono capolavori certe pagine, infatti io sono un po' tipo, ok, che tristezza. Comunque... Il primo è aggiungi i tuoi numeri e io ho messo vari numeri che sono importanti o comunque sono avvenimenti importanti nella mia vita. Il più importante è il 14 perché è il giorno del mio anniversario e poi c'è tipo il 18, il 1991, il 19, il 24, il 2012, il 2009, eccetera eccetera e vari altri numeri. Quindi niente di importante, cioè niente di particolarmente divertente. Poi su questa pagina io non li ho messi in sequenza come nel libro originale, quindi ci saranno cose messe in modo diverso. Quindi qua c'è scritto fai la lista della spesa, io ho messo varie cose che mi servivano, quindi questo non è particolarmente esaltante. Poi fai crepare il lato del libro o del diario. In questo caso, essendo un'agenda, non posso farlo crepare perché comunque la copertina è in plastica. Così ho deciso di tagliarlo qua con la taglierina e l'ho un attimo distrutto, visto che tanto è quello il punto focale di questo diario, ovvero essere distrutto. Poi lascia questa pagina bianca di proposito, quindi anche qui niente di particolare. Stai qui, praticamente dovrei stare sul diario e dovrei stare sul diario, sì, semplicemente, niente di particolare. Qua è fai dei buchi su questa pagina usando una matita e questi sono i punti in teoria dove dovrei fare i buchi e quindi adesso mi armo di una matita e inizierò a fare dei buchi. Se non mi faccio male è anche meglio. Non riesco manco a beccare i cerchi, però... Ok, è troppo divertente questa cosa, anche se sto uccidendo la pagina dietro. Comunque, è molto divertente. Ecco qua il bellissimo risultato con i miei buchi, che non sono riuscita neanche a prendere uno dei segnalini che avevo fatto in precedenza. Che bello. Poi... La pagina dopo è versa o fai gocciolare qui del tè o caffè o comunque una bevanda che stai bevendo. E io ho sgocciolato un po' di caffè, infatti adesso il diario profumerà di caffè. Gnam, che buono. Poi, la pagina dopo, disegna linee fini e grosse. È stato molto divertente. E c'è anche il caffè, nel caso non lo notaste, ma qui c'è una piazza di caffè, che bello. Sicuramente il diario originale ha le pagine più spesse, quindi non attraversa così tanto.
dovrei qua in questa pagina avrei dovuto disegnare con le dita. Non che io sia molto, cioè, so disegnare, ma con le dita è un pochino difficile, quindi ho fatto una semischifezza, quindi La pagina dopo è colora l'intera pagina. Non ho ancora finito perché mi si stavano incrociando gli occhi a causa di tutti i colori, poi non sapevo più come colorare, quindi ho iniziato così. Ok, le nostre prime 10 pagine sono state fatte. Se vi interessano le note nelle pagine, in italiano o anche in inglese, ve le posso scrivere sotto nell'info box. Spero che vi sia piaciuto e spero che mi continuate a seguire. Se non siete iscritti, cliccate nel bottone qua sotto. Potete seguirmi anche su Facebook e Instagram e ho anche un blog. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!